Buongiorno, avete il numero 67? Sì, eccolo. Allora, ho bisogno della tessera sanitaria e del documento d'identità della paziente. Lei è l'assistente familiare? Sì, il figlio della signora abita lontano, non può venire. Il domicilio corrisponde all'indirizzo di residenza? Sì, via di Barsino 98, Firenze. Numero di telefono. Il fisso è 055 78 9 8 7 6. Anche il cellulare di un familiare? Sì, del figlio, il signor Alessandro Miri. 3 3 3 2 0 9 4 1 2 3. Beh, potete passare. Terzo piano, stanza 459. Grazie. Buonasera, prego, entrate. Buonasera, sono l'assistente familiare della signora Margherita. Stanotte non respirava. Mi sembrava che smettesse di respirare, ma poi riprendeva. Ne ha mai sofferto? È la prima volta che se ne è accorta? No, mai che io sappia. È la prima volta che la vedo respirare così male. Come dorme? Dorme distesa? Dorme con i cuscini? Si addormenta in poltrona? Si addormenta subito dopo mangiato? Dorme distesa con dei cuscini sotto le gambe ogni tanto a causa della ritenzione idrica. Qualche volta si addormenta in poltrona dopo pranzo. Di che malattie soffre? Soffre di diabete? È cardiopatica? Soffre di insufficienza renale? Di ipertensione? Ha un po' di pressione alta. Cosa vuol dire insufficienza? Insufficienza renale, cioè soffre di reni. Per esempio, ha avuto dei calcoli ai reni? No, non ha mai sofferto di reni. Soffre di problemi ai polmoni, insufficienza respiratoria, bronchite cronica, bronchite asmatica, soffre di asma. Ha avuto una volta la bronchite, ma mai cronica. Soffre di qualche allergia, per esempio alimentare, ambientale, per esempio agli acari o ai farmaci. No, non ha nessuna allergia. È solo un po' intollerante al È mai stata operata? latte. Sì, all'anca 4 anni fa. Quali farmaci prende? Sa, ci sono dei farmaci che possono inibire l'attività respiratoria. Se li ha portati dietro? Sì, li ho con me. E questa è la lista con il dosaggio e le modalità di somministrazione. Prende dei farmaci che modificano l'umore o per dormire, per stare tranquilla, tipo il Xanax o le goccioline per andare a dormire? Ah, sì, le goccioline ogni tanto gliele do per farla dormire meglio. Ma non ho il flacone con me. Ho capito, e l'attività intestinale è regolare? In realtà, ultimamente non va d'intestino. Quant'è che non va d'intestino? Hai mai notato sangue nelle feci o nell'urina? Saranno 3 giorni. No, non c'è sangue nelle feci o nell'urina. La paziente è autosufficiente, mangia da sé, si veste da sola, pensa da sola alla sua igiene personale. No, non mangia da sola e la vesto e la lavo io. Deambula? Se cammina, poco, con il girello, ma ha sempre bisogno di me. Si relaziona con gli altri? Capisce? Abbastanza. È portatrice di protesi, per esempio valvolari o pacemaker, porte per la chemioterapia? No, non ha protesi. I denti in bocca sono mobili o fissi? Ha la dentiera. Bene. Ora la ricoveriamo per fare degli accertamenti. Ha portato gli oggetti personali della paziente, voglio dire, la biancheria intima, il pigiama o la camicia da notte, la vestaglia, le pantofole e i fazzoletti?
Sì, ed ho portato anche il sapone, il dentifricio e lo spazzolino, l'asciugamano, il pettine, i pannoloni e il catetere. E poi ho portato la tazza e le posate della signora, perché non le piacciono quelle di plastica dell'ospedale. Mi scusi, solo una domanda. Quando è il passo? Devo chiamare la famiglia del fratello della signora per avvertirli. Il passo serale è dalle 19 alle 20.